Cari amici bianconeri, ciao da Simone Avsim. Anche questo sabato la Juve gioca alle 18. Che pessimo orario, non ce la faccio più. Insomma, vabbè, comunque ce la vedremo con molto piacere. Ma è una partita importantissima, è Milan-Juventus. Non so voi, ma io da un po' di tempo sento una piccola ansia per questa partita qui. E non è un'ansia così generica, ma sento veramente che questa partita potrà crearci dei problemi. E non sarebbe il primo caso, ricordiamo ancora tutti, anche se tutti ricordano ancora e soltanto il gol di Muntari, ricordiamo benissimo il gol di Pjanic annullato ingiustamente su punizione dell'anno scorso, che se ci fosse stato il VAR forse sarebbe stato convalidato. Questo per dire a quelli che sostengono che la Juve si lamenta della VAR e che grazie alla VAR la Juve è in difficoltà, in realtà è il contrario. Infatti lo stesso Montella ha detto delle parole abbastanza ridicole, mi permetterete, sulla VAR qualche partita fa, quando si è lamentato appunto dell'espulsione di Bonucci, dicendo che la VAR in questo modo potrebbe minare la sua carriera, le sue prospettive di carriera. Addirittura si sentono dire queste cose, però ovviamente non campeggiano sui giornali come clamorose. Soltanto se la Juventus si lamenta giustamente di alcuni difetti di uno strumento che è stato appena introdotto e che quindi è sicuramente perfettibile, allora sì che va a finire sui giornali. Comunque parliamo della partita, sarà Milan-Juventus, è sempre un classico, ci saranno addirittura, sentito, 200 paesi collegati, tutto esaurito al San Siro, chiaramente, ma la Juventus non ha evidentemente l'obiettivo di come primo obiettivo questa vittoria, questa partita. Lo ha detto chiaramente Massimiliano Allegri, ha detto che la partita più importante è quella contro lo Sporting, che vale la qualificazione matematica agli ottavi di Champions con due partite di anticipo. Caso raro, consentito dal fatto che il girone non è equilibrato, perché c'è una squadra fortissima come il Barcellona, una squadra che difficilmente farà punti come l'Olympiacos. E sicuramente è vero, ha ragione Allegri, la partita di martedì contro lo Sporting è importantissima, ma io non credo che possiamo sottovalutare una partita come questa. È una partita importante non solo per il blasone, non solo per quello che sono state insieme Milan e Juventus negli ultimi 20-30 anni, quello che volete voi, è una partita importante perché servono 3 punti. Io mi auguro che la mentalità sia questa, che la squadra vada a Milano a vincere, perché l'anno scorso non si è vinto mai a San Siro, e anche questo ha ribadito Allegri. Però, insieme a questa speranza, ho le mie preoccupazioni a vedere quella che sarà sicuramente la formazione titolare. Abbiamo sicuramente in porta Buffon, sicuramente a destra Lichtsteiner, perché notizia, De Sciglio è rientrato, è a disposizione, così come è rientrato Matuidi, è rientrato Sturaro, restano fuori quindi soltanto Piazza e Benatia. Non abbiamo mai avuto l'infermeria così vuota. Stranamente, comunque Benatia sta per rientrare a tutti gli effetti, però De Sciglio non è pronto, l'ha detto chiaramente Allegri a domanda specifica, per partire titolare e probabilmente non farà neanche un minuto. Quindi gioca Lichtsteiner a destra, al centro della difesa sicuramente ci sarà Chiellini, a sinistra ha vinto il ballottaggio con Alexandro Asamoah. Queste sono le ultime notizie, quindi giocherà Asamoah, il che non mi dispiace in assoluto, perché Asamoah in questo momento sta coprendo meglio in fase difensiva rispetto ad Alexandro e sta comunque giocando bene. Non è il migliore Alexandro, quindi possiamo anche rinunciarci in questo momento, a patto che poi faccia una partitona martedì contro lo Sporting. Però diciamo che non è proprio la difesa ideale questa, non sono i terzini ideali per una partita importante. No, ho volutamente omesso l'altro centrale di difesa perché ancora non si sa, c'è ballottaggio Rugani Barzagli. La mia speranza, che è l'unica di questa formazione che do per scontate, rispetto alla quale sono rassegnato, e vi dirò perché tra poco, la mia unica speranza è che giochi Rugani. Sia perché Rugani può e deve assolutamente giocare più partite consecutive da 90 minuti l'una senza doversi fermare, e anche se sono partite importanti, perché è il suo anno, lo deve fare, deve crescere, e sinceramente ha dimostrato abbastanza personalità contro l'Udinese da smentire tutti quelli che dicono che non ha personalità, e sia perché sinceramente andare ad approcciare una partita importante contro una squadra che darà tutto, perché sarà la partita della vita, e lo hanno già detto loro chiaramente, e che è poi una squadra giovane con giocatori giovani, insomma andarci con due vecchietti come Barzagli e Chiellini insieme, che nell'ultima partita importante da titolare insieme ci hanno fatto perdere contro la Lazio, mi sembra un errore, quantomeno un errore. Quindi spero che non ci sarà Barzagli titolare in difesa. Per il centrocampo credo che sia scontato Pjanic, Khedira,
perché non credo sinceramente che Matuidi, dopo non aver giocato per due partite, possa partire dal primo minuto. Bentancur ha già giocato l'ultima e secondo me Allegri giustamente lo vede meglio come sostituto di Pjanic. Marchisio potrebbe entrare a partita in corso perché non ha i minuti. Quindi sono Pjanic e Khedira che stranamente al rientro da una sosta, da un infortunio, ha fatto 180 minuti consecutivi ad alti livelli, anzi quasi 180, perché in realtà nell'ultima partita contro la Spal è stato anche sostituito, però è partito titolare due volte consecutive e questa sarà la terza. Significa che comunque sta bene, ma lo ha fatto vedere che sta bene, lo ha fatto vedere a Udine. In attacco, ed è per questo che io sono rassegnato, ci saranno Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain. Che cosa, qual è il problema rispetto a questi quattro? Il problema è che in generale stiamo mettendo la formazione più vecchia, più consolidata, ma allo stesso tempo più conservativa. Andiamo sull'usato sicuro, la tipica mentalità di Allegri che ci ha inculcato in questi anni, anni straordinari di vittorie. Dove però in alcuni casi si poteva affondare un po' di più l'acceleratore, ma soprattutto si poteva fare qualche scelta un po' più coraggiosa. Io personalmente non rinuncerei a Bernardeschi dal primo minuto perché sta bene, perché ha fatto un grande gol, perché ha fatto anche un assist, perché sta veramente bene e soprattutto perché secondo me non sta altrettanto bene Cuadrado, che sì, ok, ha segnato contro la Spal, gol diciamo inutile perché era un gol di un'ulteriore tranquillità, ma non era fondamentale, ma anche se vogliamo dare la massima importanza al gol che ha fatto Cuadrado, non è dal gol che possiamo giudicare Cuadrado, ma è da tutto il resto che fa. Io ancora lo vedo male in copertura, è vero che comunque dovrà coprire relativamente poco perché non è lui il terzino, però in questo momento non mi affiderei a lui nelle partite importanti. Quindi mi affiderei più a Bernardeschi che sta bene, ma soprattutto mi affiderei a Douglas Costa, un giocatore che per me deve essere titolare al 100% tutte le partite. Che fine fa Mandzukic? Mandzukic può andare tranquillamente a giocare a destra, signori. Vi dico questa cosa, penso che ci siete arrivati anche voi tutti, ci siamo arrivati che Mandzukic può giocare tranquillamente a destra, dove tra l'altro, oltre a fare lo stesso lavoro che fa e farebbe a sinistra, può anche mettere dentro qualche cross con il piede destro e non sarebbe male, lasciando così la fascia sinistra a Douglas Costa, dove è praticamente un carro armato che distrugge tutti. Quindi sarebbe l'ideale metterlo lì. Poi in attacco Dybala e Higuain non si discutono. Per quanto riguarda il Milan ovviamente non avrà Bonucci. Io onestamente non mi sono informato tanto su quella che potrebbe essere la formazione titolare del Milan, anche perché il Milan ha cambiato formazione quasi ogni partita ultimamente. Ci sono sempre dei cambi in formazione. Montella da questo punto di vista non dà certezze né alla sua squadra né ai suoi tifosi. Sicuramente però indipendentemente da chi scenderà in campo saranno dei leoni. Vorranno giocarsela a mille per vincere, perché per loro è fondamentale battere la Juventus. E quindi andiamo a goderci questa partita sperando che la spunti la Juve, che vinca la Juve è fondamentale per quanto mi riguarda vincere, anche per questioni di classifica, oltre che per questioni dei 3 punti nostri, cioè nel senso che comunque non possiamo lasciare altri punti per strada, perché come stiamo vedendo ne abbiamo recuperati due solo quando Napoli e Inter si sono sfidate nello scontro diretto, poi hanno continuato a vincere nel turno infrasettimanale. Quindi dobbiamo vincere, godiamoci questa partita, lasciatemi intanto i vostri commenti e iscrivetevi al mio canale così da non perdervi i miei prossimi video a partire dal video commento di domani sulla partita che sarà stasera Milan-Juventus. Seguitemi su Twitter Simone Avsim, cliccate mi piace alla mia pagina Facebook Simone Avsim Juve, partecipate al gruppo Facebook Colpo Gobbo e Simone Avsim Juventus Fan Group in collaborazione con l'amico Antonello Pira, dove si parla veramente di Juventus. E sempre forza Juve!